serata. Questa sera abbiamo eseguito quasi tutto il repertorio eseguibile della musica greca antica, e con un organico di strumenti sia classici che ricreano l'atmosfera tipica dell'antica Grecia, con costumi, statue e un po' quell'ethos, quel carattere greco che connota un po' questi eventi a effetto Venezia. Il direttore, maestro Marco Lenzi, ci ha sostenuto in questa... Ex professore del liceo classico di Piccolini Palli, grazie appunto all'opportunità che la Università 50 e più e 50 e più Università ci hanno fornito. Stasera appunto abbiamo realizzato questa serata. Due parole sulla musica, su quello che abbiamo seguito. Per me è stato ovviamente innanzitutto, come ho detto, un grandissimo piacere, perché è stato un modo per ritrovare i miei ex studenti e di riproporre un lavoro che avevamo fatto tra i banchi di scuola, e anche, è vero, in diversi luoghi già presentato, ma non proprio in maniera così forse integrale, forse anche con tutta questa scenografia, movimenti, danza, eccetera. I pezzi che abbiamo fatto sono quelli, appunto, come diceva prima Maria, superstiti, integri, insomma, pervenuti in maniera integrale, e sono dovuti soprattutto al genio di un compositore del secondo secolo d.C. che visse alla corte di Adriano, l'imperatore Adriano, Mesomede, era un cretese, che ha scritto l'inno alla musa, a Calliope, al Nemesi e al Sole, sono tutti pervenuti questi. E poi uno, il più antico, l'inno delfico, il primo dei due inni delfici diviso in tre movimenti, che è un esempio straordinario di musica antichissima, in quanto risale al 138 a.C. E poi altri brani più o meno famosi, l'Epitaffio di Sicilo, da Omero, Safo, sì, poesie. E poi poesie, sì, poi letture. Un grande successo di pubblico. Mi sembra di sì. Decisamente, non ci aspettavamo. Gradito, tutta sala piena. Beh, io contentissimo, ringrazio anche me. Perché avere questi studenti che non solo si ricordano del professore dopo hanno finito, ma li telefonano anche. Sì, è stata una bella occasione, sì, grazie, sì, appunto alle associazioni culturali che promuove l'Università 50 e più, quindi speriamo che ce ne siano altre. Grazie. Grazie a voi.